Salve amici, la ricetta che prepareremo oggi è una ricetta di recupero. Che significa di recupero? Significa che possiamo utilizzare un qualcosa che vi è rimasto. Le feste sicuramente sono finite, a chi non è rimasto qualche pandoro, qualche panettone in più? Sicuramente a tutti. Ebbene, noi oggi faremo delle praline di pandoro aromatizzate con vari ingredienti che potete presentare in una festa o potete anche impiattare, ma vediamo come. Passiamo intanto alla descrizione dei nostri ingredienti. Noi abbiamo una fetta di pandoro, delle nocciole tostate, una granella di pistacchio, zucchero a velo, della cannella, del cioccolato fondente. Poi diamo una nota di alcol, mettiamo del limoncello e della zesta d'arancia. Tutti questi ingredienti, vedrete, creeranno un sapore unico. Intanto abbiamo tagliato il pandoro a dadini. Al pandoro aggiungiamo un cucchiaio di granella di pistacchi, così. Questa poi ci servirà anche alla fine. Un cucchiaio di zucchero a velo. Un po' di limoncello. Basta sempre un cucchiaino di limoncello. Questa è la ricetta dei cucchiaini. Del limoncello per dare una nota di alcol e due cucchiaini di cioccolato fondente. Guardate che buono! Guardate, ecco fatto. A questo punto andiamo a mettere un po' di gocce d'arancia in modo tale da dare un aroma all'arancia e un po' di cannella. Siamo quasi pronti. Iniziamo adesso a mescolare. Continuiamo a mescolare e aggiungiamo poi un po' di panna. Ecco fatto. E continuiamo. Nel momento in cui l'impasto diventa omogeneo, possiamo iniziare a fare le nostre praline. Facciamo tre pezzi e cominciamo a fare delle palline. Così, avendo cura di allisciarle col palmo delle mani. E le mettete sul tagliere. Facciamo una seconda pallina e poi una terza. Una volta fatte le palline le dovete passare leggermente nella panna fresca, così, e quindi nella granella. Avete visto come sono diventate carine? Ecco fatto. A questo punto le nostre praline sono pronte e possiamo decidere. Le voglio servire come dessert, le metto in un piatto, adesso vi faccio vedere come. Oppure un'idea molto carina è fare una sorta di chupa chupa, così, che potete benissimo andare a servire nelle feste dei vostri figli, soprattutto mi rivolgo alle mamme. Questo è il chupa chupa, adesso andiamo a vedere invece l'impiattamento. Andiamo a mettere le palline tutte al centro, distanziata di qualche centimetro, così. Prendiamo il nostro cioccolato fondente e lo facciamo cadere accanto la pralina, prima da un lato, poi dall'altro. Come vi dicevo, la presentazione vuole la sua parte, quindi è molto importante. Le gocce di cioccolato accanto alle praline. E mettiamo le nocciole, così richiamiamo un po' anche l'interno, la farcia che abbiamo realizzato insieme. Mettiamo queste nocciole nella parte di cioccolata. Quindi andiamo a spolverare leggermente di cannella, magari negli spazi dove non ci sono le praline. Ecco qua. Ed infine una bella spolverata di zucchero a velo. Ecco qua, il nostro dessert di recupero, quindi le praline di pandoro, sono pronte. Ciao amici, alla prossima!